Nel video precedente abbiamo fatto l'introduzione alla videosorveglianza e avevo promesso che avremmo visto una prima telecamera facendovi vedere anche come si installa, come si configura, eccetera, eccetera. Ho deciso di cominciare con questa Reolink RLC810A perché dopo aver provato nel corso di 3 anni alcuni brand diversi, quindi alcune telecamere di marche diverse, mi sono poi soffermato su questo specifico modello perché si prestava bene alle installazioni che io faccio sui cantieri in termini di videosorveglianza e di creazione, diciamo, di time lapse. Il brand Reolink ha tutta una serie di telecamere e di recorder per registrare le immagini che funzionano molto bene. È una telecamera da esterno, quindi può tranquillamente stare sotto la pioggia e la neve d'inverno, sotto il sole cocente a 45 gradi d'estate. L'ho provato perché queste telecamere che ho messo nei cantieri ormai sono attive da parecchio tempo e gli unici problemi che ho rilevato sono qualche ragnatela sull'obiettivo, ma questo è normale, insomma, quindi niente di che. Inoltre hanno una risoluzione grafica estremamente importante perché sono telecamere che raggiungono l'Ultra HD, il 4K per intenderci, consentendo di avere una risoluzione grafica molto migliore rispetto, diciamo, le telecamere, come dire, un pochino più giocattolo. Parto subito col dire qual è la caratteristica per me fondamentale in un impianto di videosorveglianza o anche soltanto in una singola telecamera. La possibilità di vedere la diretta della telecamera e le registrazioni o dall'applicazione Android o iOS, quindi sul telefonino, ma per me è anche importante poterla vedere da un'applicazione su computer, da PC, con un'applicazione dedicata che faccia quello, ma è altrettanto importante anche poterla vedere da un comune browser del computer. Inoltre questa telecamera è PoE, cioè Power over Ethernet, cioè io la posso alimentare attraverso il cavo stesso di rete, senza dover necessariamente collegare un alimentatore, anche se chiaramente è possibile farlo. Ha il rilevamento dell'audio, quindi è possibile anche registrare, meglio, captare in diretta quello che ascolta il microfono all'interno della telecamera. Dispone ovviamente degli infrarossi, in modo particolare 18 LED per la visione fino, diciamo, a 30 metri, quindi va benissimo per la visione notturna. È interfacciabile con un recorder, con un NVR di qualunque marca che sia compatibile un VIF e ovviamente automaticamente riconosciuto dai propri registratori NVR, Network Video Recorder della Reolink. Dispone di un attacco alla rete per collegarla, diciamo, al nostro router di casa o di azienda, un attacco diretto al Raspberry Pi 45 10-100 megabit. Il sensore d'immagine è un CMOS da 8 megapixel, quindi come dicevo all'inizio da 4K fondamentalmente, con un angolo di visione di 87 gradi e in senso orizzontale e di 44 gradi in senso verticale. Per quanto riguarda la sezione degli allarmi, la telecamera già da sé può funzionare, come dire, come sistema di allarme, nel senso che possiamo attivare la funzione di rilevamento del movimento generico oppure di rilevamento di auto o di persone. Quando la telecamera rileva un movimento di questo tipo, ci può mandare automaticamente un avviso sullo smartphone e eventualmente anche un'email, anche se poi le mail lasciano il tempo che trova, però la mail, diciamo, che può essere associata ad un'immagine, quindi ci rimane comunque lo storico dell'avviso che la telecamera ci ha inviato. È possibile fare la registrazione continua di ciò che avviene o durante il movimento o addirittura in time lapse, cioè consentendo di fare dei montaggi fotogramma dopo fotogramma di giorni, mesi di ciò che avviene. Possiede la funzione FTP, quindi io posso tranquillamente configurarla per trasferire le immagini in un server locale o remoto che sia. Ha al suo interno uno slot per una scheda micro SD, quindi una piccola memoria dove memorizzare le immagini in modo locale, se non vogliamo trasferirle all'esterno.
Altra cosa importante, è possibile accedere alla telecamera da 20 account, quindi io posso condividerla con 20 persone e offre la possibilità di avere 12 flussi contemporanei, cioè in contemporanea possono vederla 12 persone diverse. La telecamera ovviamente della Reolink consente di essere vista automaticamente grazie alla funzione cloud senza particolari configurazioni di rete interna nostra. Farò poi un video specifico per spiegare la differenza fra una telecamera che passa attraverso un cloud e una telecamera a cui invece possiamo accedere direttamente, ma non è questa la sede. Quello che è importante dire è che anche questa è, come dire, plug and play, nel senso che la collego, la configuro e immediatamente io posso vedere il mio appartamento, la mia casa, in qualunque parte del mondo io sia, supposto che entrambi i soggetti siano collegati a internet. L'unico lato negativo di questa telecamera è che non ha l'alimentatore, ma questo, voglio dire, è abbastanza normale, perché essendo una telecamera rivolta ad un pubblico semi professionale che presumibilmente installa la telecamera in un appartamento, in una casa, attraverso un cablaggio di rete, va da sé che normalmente queste telecamere vengono alimentate in PoE, quindi attraverso il cavo stesso, quindi l'alimentatore diciamo che non serve, non servirebbe, però comunque è prevista l'alimentazione a 12 volt con un alimentatore da 1,5 ampere, in modo tale da fare delle prove in locale o in quelle situazioni in cui non posso alimentarli in PoE e voglio comunque dare tensione localmente alla telecamera. A questo punto non ci resta che vedere come installarla, o meglio, vedere di collegarla al nostro sistema, seppur sul banco, quindi in maniera provvisoria, vedere come si configura, come accediamo alle funzioni della telecamera per poterla regolare a nostro piacimento e sfruttarla fino in fondo.